Everyone. Ciao a tutti. Welcome back. Benvenuti. We have another unsolved mystery. Abbiamo un altro mistero irrisolto. And this is Susanna and Consuelo talking from Resurrection Life Church in Zurich, Switzerland. Siamo Susanna e Consuelo e vi parliamo dalla Resurrection Life Church a Zurigo in Svizzera. Today's mystery. Il mistero di oggi. How to pick up the cross. Come portare la croce. So let's go and see to solve this one. E vogliamo vedere come risolviamo questo mistero. This is maybe not the favorite topic of everybody. Questo forse non è il soggetto preferito per molti. And maybe there is not a lot of sermons about picking up your cross and following Jesus. E credo che non ci siano molti sermoni, molte prediche su come raccogliere la croce, portare la croce e seguire Gesù. But even in our modern world, it's still in the Bible. Ma anche nel nostro mondo moderno sta ancora nella Bibbia. Let's go to Galatians. Andiamo a Galati. Galatians 2:20 says. Galati 2:20 dice. I've been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. Sono stato crocifisso con Cristo, e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Again, the Bible says, I no longer live, but Christ lives in me. La Bibbia dice ancora, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. E la vita che vivo ora nella carne, la vivo in fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Christ lives in me. Cristo vive in noi. Christ lives in you. Cristo vive in te. That means that he's borrowing your body. Vuol dire che ha preso in prestito il tuo corpo. And we will look at one more scripture. E guardiamo ancora un'altra scrittura. And this is pretty a severe scripture. Ed è una scrittura abbastanza severa. Let's go to Matthew. And andiamo a Matteo. Matthew 16:24-25. Matteo 16:24-25. Then Jesus said to his disciples. Allora Gesù disse ai suoi discepoli. If any of you wants to be my follower. Se qualcuno vuole seguirmi. You must give up your own way. Devi rinnegare te stesso. Take up your cross. Prendi la tua croce. And follow me. E seguimi. If you try to hang on to your life. Perché chi vorrà salvare la propria vita. You will lose it. La perderà. But if you give up your life for my sake, ma chi perderà la propria vita per causa mia, you will save it. La troverà. The Bible says here. La Bibbia qua dice. If you want to follow Jesus, se vuoi seguire Gesù, you must give up your own way. Devi rinnegare la tua via, il tuo modo. And pick up your cross. E raccogliere e portare la croce. Again, that's not something easy that Jesus asks us to do. Non è una cosa facile che ci domanda Gesù di fare. People only want the blessings. Le persone solamente vogliono le benedizioni. But picking up the cross is a different story. Ma portare la croce è una storia diversa. But Jesus said, I need you. Ma Gesù dice, ho bisogno di te. Let me use your body. Lasciami usare il tuo corpo. Maybe the Lord asks you to give something that is very dear to your heart to somebody else. Forse il Signore ti chiederà di dare qualcosa che a te è molto caro a qualcun altro. That is picking up the cross. Questo è portare la croce. Maybe God is asking you to deny your flesh. Forse Dio ti dice di rinnegare la tua carne. That's picking up your cross. E questo è portare la croce. Maybe you see something in the Bible that you really don't want to do. E forse vedi qualcosa nella Bibbia che non vorresti fare. For example, forgiving, you need to forgive. Forse hai bisogno di perdonare. That's picking up your cross. Questo è anche portare la croce. Maybe God tells you to go to certain places. Forse Dio ti dice di andare in posti altri posti. And you don't want to go there. E tu non ci vuoi andare. That's picking up your cross. E questo è anche portare la croce. But God says if you want to follow me, you must do that. Ma Dio dice se vuoi seguirmi lo devi fare. Jesus picked up the cross where he was crucified on. Gesù ha raccolto, ha portato la croce dove è stato crocifisso. And that was very hard. Ed era molto duro per lui. He does not ask us anything he did not do himself. Se lui non ci chiede mai di fare qualcosa che lui non ha già fatto. And he did not do this as the Son of God with special privileges. E non l'ha fatto come figlio di Dio con dei privilegi speciali. He did it as a man. L'ha fatto come uomo. He emptied himself of all divine privileges. Si è liberato, si è svuotato di ogni privilegio divino. And he picked up the cross for you and me. E raccolto la croce, l'ha portata per te
prega per me. He asks us to pick up the cross. E lui lo chiede oggi a noi. Listen, it takes strength to pick up the cross. Ascolta, ci vuole forza per portare la croce. It's not easy. Non è facile. That's why I need to pray in the Holy Spirit. Per questo bisogna pregare nello Spirito Santo. As I would say, it's almost impossible. Io direi che è quasi impossibile. Or next to impossible. O vicino all'impossibile. To pick up your cross in life without the power of the Holy Spirit. Di portare la croce in questa vita senza l'aiuto dello Spirito Santo. And Jesus said very clearly, e Gesù ha detto molto chiaramente ai suoi discepoli: do not leave Jerusalem until you receive the baptism of the Holy Spirit. Non lasciate Gerusalemme fino a che avrete ricevuto il battesimo dello Spirito Santo. You will be able to pick up your cross. Sarai capace di portare la tua croce. And it will be easier for you. E sarà più facile per te. If you pray in the Holy Spirit. Se preghi nello Spirito Santo. If you pray in your heavenly language. Se preghi nelle lingue celesti. God bless you. Dio ti benedica. And see you next time. Alla prossima volta.